Forse non tutti lo sanno, ma John Travolta e Cannes hanno un destino praticamente comune, e a svelarlo è la prestigiosa rivista Variety. John Travolta, ieri bello, sexy e danzerino, oggi decisamente invecchiato e appesantito, 40 anni fa, proprio al Festival di Cannes, approdava reduce dal successo planetario della Febbre del Sabato Sera per presentare un film che avrebbe fatto ancora il giro del mondo, Grease, che in questi giorni viene festeggiato da pubblico ed addetti ai lavori anche qui sulla Croisette. Impegnato nella promozione del film, lesse la copertina di Variety e capì di essere diventato una stella. Travolta Fever, il titolo della copertina. La febbre di John Travolta era pronta a fare centro sui fans di tutto il mondo. A 40 anni di distanza da tutto questo, verrebbe da chiedersi come John Travolta abbia utilizzato il suo successo. Ma certo, il suo destino cinematografico e non solo non è stato facile. Una carriera altalenante fatta di stop in goma che si intreccia spesso con il Festival di Cannes, come ci mostrano queste immagini di 20 anni fa, quando John Travolta giunse proprio qui al festival insieme a tutto il cast per presentare Pulp Fiction. E oggi, 20 anni dopo, Travolta è di nuovo qui con Gotti, la storia vera di quello che qualcuno ha definito un vero e proprio gangster dell'America contemporanea. In mezzo il matrimonio complicato con l'attrice Kelly Preston, che però oggi, come vediamo, è ancora con lui. Il controverso rapporto con Scientology, la morte del figlio sedicenne Jet, con modalità che non sono state mai completamente chiarite. Tra interventi chirurgici, polemiche e magari anche qualche denuncia, John Travolta è ancora lì. Il suo pubblico lo ama sempre, la febbre è ancora alta. Tony Manero e Danny Zuko certamente continuano a ballare sul grande schermo e anche nel cuore degli spettatori.